Ragazzi e ragazze, benvenuti in questo nuovo video! Come state? Spero tutto benone, fatemelo sapere nei commenti che sono curiosa di sapere come state oggi. Tutto bene? Tutto a posto? Spero di sì. Allora, iniziamo questo nuovo video in cui mi truccherò interamente utilizzando prodotti solo al di sotto dei 10 euro. Quindi sono tutti prodotti low cost, tutti prodotti che potete reperire ad un prezzo decisamente accessibile. Spero di non fare gaffe della serie non mi sono accorta che quel prodotto costa di più, lo spero davvero nel cuore, nel caso vi metto sostituto, facciamo così, ecco. Se mi rendo conto poi in editing che il prodotto costa di più, perché non ho fatto una ricerca, perché se no sto video non lo facevo mai più, visto che ce l'ho in mente da un po' e ho sempre detto, va bene Miriam, allora prima fai una ricerca dei prezzi e poi fa il video, se campa cavallo che l'erba cresce, la ricerca non l'abbiamo fatta e quindi oggi registro sto video, o la va o la spacca. Decisamente. E quindi nel caso vi scrivo di fianco l'alternativa più low cost. Sembra fare la youtuber farlocca, ma quando mai? Ma quando mai la serietà? Mai. Ok. Possiamo cominciare dal primer viso. Come primer utilizzerò quello di Astra della serie Ritual Primer, lo smoothing, quindi quello lisciante. Eccolo qua. Ok, iniziamo con questo prodottino qua che è appunto un primer più per pelli secche direi. E cercherò di utilizzare anche pennelli. Ci proviamo? Proviamo ad utilizzare pennelli low cost. Tipo uso questo qua di Essence che sarebbe per il contouring. Ma io non faccio il contouring in crema. Non uso questo tipo di pennelli per fare il contouring. Ehi, mi perdi una setola? Ma che scherziamo? E quindi oggi lo utilizzerò per applicare il mio primer, tanto è fitto di setole quindi dovrebbe andare benone lo stesso. Dimenticavo di dirvi che se ancora non siete iscritti al canale e vorrete entrare a far parte della meravigliosa Dili Community, il tastino iscriviti è qua sotto, io sarei felicissima di avervi tra di noi, penso tutti noi saremmo felici di avere una famiglia sempre più grande, sempre più unita. Sono orgogliosissima dei miei Dili Chicchini, oddio. No, meglio che forse lasciamo stare sta parte. Sono orgogliosissima dei miei followers qui su Instagram, sì, soprattutto qui su YouTube e anche su Instagram, quindi sono felicissima se anche voi decidete di entrare a fare parte della Dili Community. E se il video vi piace non dimenticate di mollarci un like di supporto, ok? Perfetto, abbiamo fatto le doverose premesse. Comunque, oh, questo pennello devo dire che non l'ho usato mezza volta da quando l'ho acquistato. Mi sa che il suo scopo da ora in poi sarà proprio questo, ovvero andare ad applicare il primer. Come skincare anche sono andata sul low cost perché ho applicato la crema di Revolution, questa qua, ragazzi, questa è una bomba, eh. Si chiama Lightweight Hydrating Gel Cream Hydra Boost, si chiama, sì. L'ho comprata sul sito di Revolution, non so se le vendono da OVS. In alternativa vi propongo il siero viso biologico idratante equilibrante all'aloe vera di Omia, che ha preso mia mamma qualche tempo fa, ho provato usarlo come base per il trucco, credo che sia la base perfetta per l'estate perché è più un siero barra gel, mentre questa qua è già una crema più idratante che a contatto con la pelle diventa acqua, cioè è incredibile, è proprio super super leggera, però magari se non volete troppa idratazione avete più bisogno di appunto riequilibrare, usate quella. Ok, direi che il primer l'abbiamo steso ampiamente, decisamente sì. Passiamo poi, infatti non ho messo il contorno occhi perché andiamo ad utilizzare questo primer qui di Revolution Pro, che è l'Under Eye Primer nella versione illuminante. C'è anche l'altra versione, ho visto sul sito, però onestamente adesso non so dirvi quale funzione abbia l'altra versione. Comunque c'è un'altra versione di questo primer, ecco. E prendiamo anche il primer occhi, che è lo Huber Work di Essence, che non è male, vi dirò. Come pennello, adesso devo vedere un po' se trovo un pennello che va bene, perché utilizzerei ovviamente i Jessup, che sono in assoluto rapporto qualità-prezzo pazzesco. Usiamo questo 142 concealer. Iniziamo dal primer occhi e lo stendiamo su tutta la palpebra. Allora, è capace che vi costa 20 euro un set di Jessup, vi lascio sempre il link qua sotto. Un set da 15 però, 15 pennelli, quindi direi che siamo ampiamente sotto i 10 euro per ogni pennello, e sono di una qualità eccelsa. Io ho sempre pensato, vi svelo questo segreto, tra me e me ho sempre pensato che questa azienda qua Jessup sia la produttrice
di molti brand di pennelli, perché comunque viene rivenduta dai cinesi questa marca qua, nello specifico Jessup. E quindi ho pensato, stai a vedere che questi sono i primari produttori di altri brand ben più famosi che ti fanno pagare i pennelli tipo l'ira di Dio. Ora vado con l'under eye primer da questa parte e poi dall'altra, ovviamente. E però si sono sviluppati una loro linea interna di pennelli basandosi sull'esperienza fatta con gli altri brand, però facendoli pagare una miseria, perché del resto sono i fornitori stessi che producono e quindi non vanno ad aggiungere costi di produzione eccessivi, decidono il loro prezzo, eccetera eccetera. Vedi, io ho sempre pensato questo, che sono furbetti loro secondo me, perché vi giuro le forme, i manici eccetera assomigliano troppo a quelli di Zoeva, onestamente parlando. Che ne dite? Vi è parsa anche voi questa cosa? Magari no, o magari semplicemente che ne so, riescono a venderli al prezzo delle patate senza logico motivo, chi lo sa, questo chi lo sa. Perfect, quindi abbiamo steso sia l'under eye primer che il primer occhi che il primer viso, abbiamo primerizzato l'impossibile, ci manca solo quello per le sopracciglia che io non ho ma che esiste di Benefit da quel che so. E ora andiamo con il fondotinta Fresh and Fit Awake Makeup, questo che io ho nella tonalità 10 di Essence. Questo fondotinta sapete che non è male, non è male, però tante di voi mi hanno detto che se utilizzato tutti i giorni fa uscire qualche buboncello e a noi i buboncelli non ci piacciono. Ma appunto ne approfitto, uso sempre lo stesso pennello, vediamo un po' com'è per il fondotinta che sono curiosa. Ne approfitto per dirvi che in realtà nella fascia low cost tutto ciò che è per la base raramente sono prodotti non comedogeni, cioè si fa fatica a trovare prodotti che appunto non facciano uscire i brufoli, perché ovviamente per mantenere il prezzo basso devono ovviamente arrivare a dei compromessi, e questi compromessi magari comprendono l'utilizzo di ingredienti occlusivi nei primi posti dell'inci o comunque nella gran parte dell'inci, per magari dare la texture, magari dare la morbidezza, magari dare quel determinato effetto, che però sono occlusivi. E andare a ricercare uno stesso ingrediente non occlusivo, che ne so, magari costa un po' di più. E quindi io ho proprio notato questa cosa in base alla mia esperienza personale. Poi se voi avete dei fondotinta non comedogeni low cost, ma ai livelli di Essence, ai livelli di, che ne so, Kiko, Wycon e quella gente lì, per capirci, se avete dei fondotinta low cost non comedogeni da indicarmi, ragazzi, io sono qua, io vi aspetto nei commenti qua sotto, sono curiosissima. Però dalla mia personalissima esperienza ho proprio notato che si fa fatica e mi sono fatta questa idea. Poi magari, ripeto, magari sbaglio, però questa è la mia opinione. Comunque io, ragazzi, parlo troppo, ho sempre troppe cose da dirvi, poi mi vengono i video lungherrimi e mi dite Miri falli un po' più corti. Però poi non riuscite a non guardarli tutti perché vi dico troppe cose e quindi siete curiosi e ve li sparate tutti, quindi è un cane che si morde la coda, insomma. Come potete vedere, questo pennellino per il fondotinta non è neanche male, vi dirò la verità. Non è neanche male, quindi il Flat Contour di Essence è stato ribattezzato come pennello per il fondotinta, perfetto. È un fondotintino leggerino, nel senso che è proprio leggero. Non è uno di quelli full coverage, ha questo finish molto luminoso che poi andremo a spegnere con una cipria opacizzante. Non è adatto ovviamente a pelli grasse secondo me, però mi sembra che c'è una versione, la camouflage se non ricordo male, di Essence. Ma comunque c'è per esempio il fondotinta opacizzante di Catrice, che il fondotinta non è mai opacizzante, il fondotinta è effetto matte. Comunque vedete che poi questo effetto super luminoso un po' sparisce e il fondotinta ha una coprenza medio bassa, lo vedete, non è che mi copre tutte le imperfezioni. Però c'è anche da dire che a meno che non dobbiamo fare un full glam total look, che ce frega, voglio dire, di qualche brufoletto. Ora, di correttori low cost ce n'è tantissimi. C'è quello di Revolution, ci sono quelli di Essence, ci sono quelli di Catrice, ce n'è davvero tantissimi. Io oggi ho deciso di prendere quello di Astra perché non ve lo faccio vedere mai sul canale e io penso sia veramente un ottimo, ottimo correttore, ragazzi. Cioè proprio mi ci trovo davvero molto bene quando lo uso. Ed è il numero 2, quello che vado ad utilizzare oggi. Proviamo a ridarle a usare il pennello da contouring di Essence. Io sono solita mettere un po' di correttore anche sulla palpebra per uniformare il colorito, nonostante il primer occhi. Oh, raga, cioè, è perfetto pure per il correttore sotto l'occhio sto pennello. Ma perché l'hanno chiamato contour? Guarda qua.
riesci a fare tutto. Ma che meraviglia. Questo mi sa che sarà un pennello che mi porterò spesso in giro, perché al manico corto non amo, come sapete, i pennelli dal manico corto. Però per viaggiare, insomma, non è mica male. Poi proviamo a metterne un po' sui bubboncelli, vediamo un po' cosa succede. Che tanto più che altro sono quelli che mi danno fastidio, perché qua ce li ho sotto. E lui si chiama Long Stay Concealer e ha anche l'SPF 15, dice di essere high coverage, sì, Dio mio, medio alta. Non credo che delle occhiaie più strong delle mie riesca a coprirle bene. Tra l'altro oggi sul canale avrebbe dovuto uscire LOL Francesue, che ho già rimandato da mercoledì scorso ad oggi, ma di ricca spendacciona la Caritas mi aspetta sempre, senza nulla togliere a chi veramente alla Caritas ci va davvero, di ricca spendacciona, ebbene sì, io ho le mani bucate, mi devono levare tutto, i conti, tutto quanto, perché ho speso altri soldi su Sephora. Allora ho detto, senti, francesue o non francesue, ci ficco tutto in un unico haul e via, così veloci come il vento. E poi oggi sono riuscita forse ad accaparrarmi una cosa che non vi dico, perché non vi dico, perché oh my god. Allora, visto che diversi di voi mi stanno chiedendo anche su Instagram cosa ne penso della Velvet Skin Loose Powder, polvere di riso di Astra, che io ho ricevuto ben due volte ma ancora non sono riuscita a provare, voilà che oggi la proviamo insieme, anche perché Alessandro me ne ha parlato benissimo, Erika pure. E quindi è giunta l'ora, è giunto il momento di provare questa famosissima cipria, che costa veramente poco, sembra, per l'effetto che ha. Numero 01, non credo ci siano altre loose powder di Astra. C'ha un po' i buchetti che fanno uscire in maniera ostica la polvere. Allora, pennello. Dunque, tiè, usiamo lui. Jessup numero L65 e andiamo subito sul contorno occhi, perché io sapete che faccio un sacco di movimenti con gli occhi, ho tantissime rughette di espressione, quindi la prima cosa che devo andare a fissare quando mi trucco sono gli occhi. Poi, tanto non facendo baking, puntualmente e tendenzialmente mi si infila comunque il correttore nelle pieghe, però preferisco così che seccarmi tutto il contorno occhi. Peccato che però non riesco più a far uscire. Seriamente, ma non esce. Forse perché ce n'è troppa. Che in effetti no, cioè è proprio saturo il contenitore qua. One eternity later. Vado a fissare subito anche la fronte. Uso lo stesso pennello, ma sì, regà, ma sì. Anche un po' profumo questa cipria qui. E ridai. Usiamo sempre della stessa linea di Jessup, ovvero questi pennelli qua meravigliosi con il manico metallico, uso quello più grosso da polveri, L60. Potete tranquillamente aggiustarvi anche solo con un set di Jessup, non avete bisogno di prendere quelli che sto utilizzando io, anche perché vi dicevo che con 20 euro vi portate a casa un set completo nel quale avete tutti i pennelli. Ora io ce li ho tutti sparsi, quindi ci metterei 2 ore a trovarli uno per uno, usiamo quelli che mi capitano a tiro. Devo dire, questa ciprietta mica male, perché comunque è bella opacizzante, mi sembra anche abbastanza levigante, ci piace. Un altro prodotto che volevo provare di Astra sono queste palettine, dato che appunto l'ho ricevuta qualche tempo fa e ancora non sono riuscita a provarle, proviamo oggi insieme la numero 02. Eccoci qua, questa palette ha un colore illuminante, una terra, un illuminante vero e proprio e un blush, quindi direi di iniziare dalla terra, che mi sembra neutro fredda. Wow, super pigmentata, ma proprio super pigmentata. Ok, super pigmentata ma anche allo stesso tempo molto facile da sfumare, ovviamente è merito anche della cipria sotto, che è davvero una buona cipria da quel che mi pare. Mi piace questa tonalità di terra, ho il naso un pochino rosso perché sono stata un pochetto al sole, voi lì con le luci sparate non vedete che il naso è rosso, però sappiate che è rosso, insomma
quando arriva sto sole che ci possiamo abbronzare un po', non lo sappiamo. Come matita per le sopracciglia, un mio must have è quella di Revolution, nella tonalità che adesso vi dico subito, non lo so perché non c'è sta scritto, molto bene. Mi sembra che era soft brown o una cosa del genere, comunque trovate il link qua sotto. Questa sia ovviamente il pennellozzo dietro per andare a pettinare le sopracciglia, sia uno dei miei colori preferiti appunto per ridisegnarle. Ed è anche fatta proprio bene come matitina, eh? È sempre una micromina, però è fatta bene perché la sezione che ruota, che permette poi alla micromina di uscire, non è ballerina, cosa che invece per esempio quelle di NYX lo sono. Cosa comporta? Che sembra ci sia del gioco all'interno del bullet, quindi la mina si muove, non è estremamente precisa. Questa invece sta bella ferma. Qui fuori ho i piccioni che tubano e me fanno un baccano. Niente ragazzi, io finché un giorno non mi trasferirò, vi beccate le monnezzarulo, i piccioni che tubano, quello che taglia l'erba, il postino, tutto, tutto quanto vi beccate. Che robe. Sopracciglia ridefinite e corrette con il pennello di Just Up 233 e un po' di correttore. Il fissaggio lo faremo dopo, successivamente. Quindi adesso possiamo procedere con il make-up degli occhi e vi presento un nuovo brand, sono felicissima, perché si tratta di Corazona, un brand low cost che potete trovare su Makiyaya. Infatti questo brand qui è proprio stato realizzato da Makiyaya in persona, nel senso è un brand costruito, realizzato, pensato da Maki Beauty, quindi non è un brand a parte come i classici che vengono rivenduti sull'e-commerce di Makiyaya, ma è proprio un brand loro ed è veramente molto carino, molto carino, low cost. Questa palette dovrebbe costare intorno ai 9,90€, una cosa del genere, e lei si chiama Fresh Start, cruelty free, 12 mesi di scadenza, tutta in cartone pressato. Apriamo, c'è questo bellissimo cuore in 3D, non c'è lo specchio, e questi sono i colori. Infatti ho questa maglia verdone perché voglio utilizzare questi colori qua, quindi possiamo cominciare, direi che è anche abbastanza completa. Iniziamo col trucco degli occhi, vi avvicino. Prendo questo pennello di Essence che mi piace molto per fare la prima crease, e il primo colore che vado ad utilizzare sarà questo arancione, perché di altri colori neutri per la piega non ce ne sono, quindi usiamo questo arancione qua che si chiama Terracotta e lo scarichiamo abbastanza. Perché di questa palette potete trovare gli swatches sul mio profilo IG, nella sezione appunto dedicata agli swatches, trovate il link nell'info box, ed è abbastanza molto pigmentata secondo me comunque, quindi ci andiamo con calma, con un pennello bello ampio così riuscite a fare una sfumatura bella morbida. Ora con un altro pennellino, sapete io uso 1850 pennelli, usiamo Jessup numero 228, più stretto, vado a prendere un po' di Dancer, che è questo colore qua, che mi andrà un po' a raffreddare il look. È un color cioccolato con una punta punta di viola all'interno. E andiamo sempre nella nostra piega. Sto utilizzando, non so se lo vedete, ma il pennello in maniera, cioè di piatto, non sto andando così, perché così ci vado poi dopo per sfumare più approfonditamente. Per adesso applico e sfumo in questo modo. Quando faccio il trucco degli occhi parlo sempre di meno perché sono più concentrata. Voi direte, ma non, meno male, visto che parli già tanto, almeno durante il trucco degli occhi, ci avete anche ragione voi. Questo colore in particolare è un pochino più patchy, che in gergo tecnico significa che fa un pochino la chiazza e poi non si sfuma perfettamente. Questo colore qua, devo essere sincera, lo trovo un pochino così, un pochino macchiolinoso, insomma non proprio semplice, ecco, da costruire. Ora con un altro pennellino più piccolo, sapete che io uso 1850 pennelli, e utilizziamo il 231 di Jessup sempre, vado a prendere Brownie, c'è anche un nero veramente molto bello, questo sin qua è veramente molto bello, Brownie è lui, e con Brownie vado a intensificare maggiormente la mia piega, perché Brownie è proprio un marrone scuro, un marrone caffè. Vado proprio qui all'angolo esterno e mi porto un po' alta nella piega, perché sì, facciamo la cut crease, visto che dobbiamo dimostrare che anche con i trucchi low cost si può tranquillamente fare un make up un pochino più strutturato.
Adesso con il pennellino con cui ho applicato Dance vado un po' a sfumare i bordi. Una ragazza una volta mi ha chiesto su Instagram come mai io non usassi fare come si fa adesso per quanto riguarda il make-up, ovvero utilizzare la base bagnata per andare a realizzare i miei trucchi, ma al contrario, come mai appunto io andassi sempre ad asciugare la base prima di realizzare il make-up. Sono scuole di pensiero, non è che una è giusta e l'altra è sbagliata, assolutamente, sono semplici preferenze personali. Nel momento in cui voi volete un payoff dall'ombretto pazzesco, ovviamente non andate a fissare la base, perché essendo appiccicaticcia vi permette di fare in modo che il pigmento si aggrappi perfettamente alla base appiccicaticcia. Però questo cosa comporta? Anche che il trucco non abbia poi una sfumatura super eterea. È molto complicato e laborioso poi andare a realizzare una sfumatura bella morbida come quella che io uso realizzare di solito, cioè risulta sempre un po' più laborioso, e quindi preferisco fare la mia scala cromatica come voglio io piuttosto che ritrovarmi una chiazza che poi faccio fatica a sfumare, capito? Ecco perché io non amo proprio utilizzare la base bagnata per andare a realizzare i miei make up, eccetto ovviamente la cut crease, che faremo anche adesso, perché la cut crease è proprio pensata per questa cosa qua. Tra l'altro vedo pochissimo, se non praticamente nulla, di fallout nella parte inferiore dell'occhio, non riesco a parlare, ok. Vado a usare un pennellino di Primark, così insomma spaziamo su diversi pennelli. Questo è il 236, veniva in un set, c'era lui e l'altro, mi viene da guardarmi lo specchio, ma qui dentro lo specchio non c'è. Qualcosa bisogna pur rinunciare per preferire la qualità a 9 euro, giusto? Comunque, che veniva in un set con un suo gemellino super plasticoso che non uso mai perché è veramente super plasticoso e che manco vi consiglio, però lui è ottimo, quindi insomma quei 2 euro che ci avevo speso valevano la pena. Prendo anche un cicinin di brownie, sempre con lo stesso pennello, vado qui nella parte più esterna. Adesso qui sotto l'occhio mi stanno spolverando, ovviamente un po' di fallout me lo stanno facendo, sempre così perché ci sono le ciglia di mezzo e le ciglia vanno sempre a interferire. Allora adesso con il pennellino con cui appunto ho corretto le sopracciglia vado a realizzare la mia cut crease con del correttore. Solitamente sarebbe comunque meglio farne prima una e poi l'altra, in modo tale che appunto il correttore rimanga appiccicoso, perché così sennò poi si asciuga e siamo punto a capo. Pennello per l'applicazione dell'ombretto, io lo sapete ormai, devo comprarne 800 di questi qua di Essence perché li amo letteralmente. Dunque partiamo con il verde, andiamo appunto a prelevare questo bellissimo verdone che si chiama Thai e che è anche bello pigmentatone, e lo applichiamo al centro della nostra palpebra. Sul correttore ovviamente risulterà ancora più acceso e vibrante, il correttore permetterà di fare uno stacco un po' più deciso con questo ombretto qua. Poi comunque sta a voi se mantenere lo stacco netto e quindi fare attenzione con il pennello nella cut crease, oppure se sfumare così la cut crease. Non è una regola il fatto che il trucco sia netto nella piega, eh? Spesso e volentieri io lo sfumo. Mi serve solo la base di correttore più chiara per enfatizzare il colore. Bel verde. Proprio un bel verde. Ha un delicatissimo riflesso dorato. A questo punto, sempre con lo stesso pennello, prendo sempre Thai e ne porto un po' all'attaccatura delle ciglia, così per riprendere un po' il trucco di sopra. Mi raccomando, scaricate bene il pennello in modo tale che faccia meno fallout possibile. Ora con un altro pennello ancora, però questa volta deve essere tipo questo qui, il 237 da dettaglio di Jessup, vado a prendere Diva, che Diva è questo colore bellissimo, un oro bronzato direi, un po' tanto granulosino, che però eccolo qua sulla nostra base di correttore risulta un pelino più chiaro
e sta bene anche all'angolo interno, tanto dopo andremo ad aggiungere un altro prodotto anche all'angolo interno per farlo un po' più chiaro, e lo sfumiamo bene con il verde. Devo dire che io sono molto soddisfatta, questa palettina è davvero interessante, si comporta molto bene e siamo riusciti a fare un make up di quelli belli tosti pur lavorando con una palette da 10 euro, quindi non sempre il prezzo giustifica la qualità, ma neanche quando magari la palette ne costa 70, che ne so, e non performa come dovrebbe. Ecco, adesso ho aggiunto solo un po' più di marrone scuro. Allora, con un make up così intenso ovviamente la rima interna andrebbe un po' scura per definire meglio l'occhio, quindi vi faccio vedere la mia matita preferita che uso anche per lavorare sulle spose perché è una di quelle che dura tantissimo. Si tratta della Long Lasting Eyeliner Deep Black 01 di Wycon, dovrebbe costare al di sotto dei 10 euro, quindi vado a mettere questa matita nera bellissima nella rima interna. Ora vi consiglio, se la volete sfumare, di sfumarla subito, ma proprio subito, con un pennellino e dell'ombretto nero, perché sennò questa si fissa e non la muovete più. Tipo immediatamente, perché veramente si fissa in un nanosecondo questa matitina qua. Infatti potreste usarla anche per fare un eyeliner sfumato nella parte superiore dell'occhio, ma noi oggi utilizzeremo un eyeliner di Astra. Eccolo qui, questo è il 12 ore pen eyeliner e vado ad applicare il mio eyeliner. Non ho usato in questo video neanche un prodotto di Catrice, anche se rientra ovviamente nei brand low cost e tra l'altro mi piace anche molto, perché presto ci vedrete un bel video su Catrice. Il concetto di questo eyeliner è fantastico perché ha la punta veramente molto sottile. Il problema è che stiamo parlando di una punta in feltro, quindi se fosse in setole sarebbe top. Ma purtroppo la punta in feltro, cosa succede? Che si asciuga e poi voi non riuscite più ad utilizzarla. Questo, ragazzi, purtroppo ve lo boccio, era la prima volta che lo provavo perché appunto il feltro si asciuga in 3-2-1. Proviamo con eyeliner effetto nero intenso, sempre di Astra, che se è come quello che utilizzavo io qualche tempo fa dovrebbe essere un ottimo eyeliner. Io ho già fatto l'eyeliner di là, ma ecco cos'è che mancava, la matita nera. Ma che babbiona che sono, quindi andiamo ad applicare la matita nera. Ora proviamo un mascara lodato e decantato da tutti, e questo mascara sarebbe il The Mascara di Revolution. Questo mascara veramente lo amano tutti e io ho paura di non amarlo, perché non so se vedete lo scovolino, è super super pregno di prodotto e io ultimamente più che l'effetto super volume ricerco l'effetto definito. Quindi proviamo, vediamo un po' che cosa ne esce fuori. Lo sento già solo appoggiato, che è uno di quei mascara spessoni, ma spessoni proprio prepotente, eh? Però se non fate attenzione ve le appiccica un po' tra di loro. È molto pataccoso, cioè per farvi capire, nella scala di leggerezza sulle ciglia, sicuramente basta una passata di questo e non di più, con passata intendo prelievo di prodotto, la scala di leggerezza delle ciglia, questo sta agli ultimi posti, nel senso il primo è sicuramente il World Hype di NYX, che è leggero però appunto vi permette anche di costruirlo nell'intensità che voi volete, proprio perché è stratificabile, si lavora bene, non fa grumo, non fa spessore, niente di niente. Poi come secondo dei mascara del momento vi metto quello di Nabla, il Major Pleasure, che quello sì, è già un mascara di questi volumizzanti, però già un po' di più di gioco ve lo dà, vi permette insomma di costruirlo un po' di più. Poi dopo ci sta questo che dovete fare attenzione a non metterne troppo, a metterlo bene, quindi senza... cioè più che altro pettinando le ciglia piuttosto che facendo i movimenti a zigzag.
E io ultimamente preferisco quelli che separano di più, l'ho già ripetuto 4 volte, perché praticamente questi tendono ad appiccicarmi un po' le ciglia tra di loro e a farmi vedere un po' di più i buchetti che ho qui, mentre gli altri, separandole meglio, non mi si vede questa roba qua. Tra l'altro sto fondotinta, niente raga, io ve lo boccio, perché a sto punto non è la cipria ma è il fondotinta, mi si infila sempre nelle pieghe, è un disastro. Ora fissiamo le sopracciglia con il Eyebrow Lover Mascara numero 02, questo prodottino qua, che dovrebbe essere una roba tipo quello di Benefit, ovvero che va a infoltire, riempire le ciglia per bene. E in effetti l'effetto non mi dispiace, vi dico la verità, solo che non fissa tantissimo. Ok, prima di togliere quei 2 grumetti aspetto un attimino e mi do anche una mossa perché mi sta finendo lo spazio nella memory card. Passiamo al resto del viso. Resto del viso molto velocemente, riprendo la mia palettina di Astra e vado a prendere il blush, eccolo qua, con la parte pulita, quindi non la parte dove ho messo la terra, l'altra, del pennello con cui appunto ho applicato praticamente tutte le mie polveri. Le mie polveri viso, ammazza Deo, bello pigmented, ma non me l'aspettavo minimamente, sono piacevolmente stupita ragazzi, belle belle pigmentati queste polveri, decisamente. Aspettate che c'ho un pochetto del fallout ancora dell'ombretto. Non me l'aspettavo così tanto pigmentate, vi dirò la verità, voi in video forse le vedete scarichine perché ho, ripeto, una luce veramente power in faccia, però vi assicuro che dal vivo si comportano molto bene, scrive molto bene. Ora invece come illuminante appunto, altro pezzo di Corazona, un illuminante che ho visto swatchato ragazzi, amore puro, letteralmente. Si tratta sempre di questa linea, penso che si chiami Soulmate, insomma highlighter, lui è il Treasure, ed è questo, che a vederlo così dite ma c'è, ma in che senso? Poi io adesso ve lo swatcho e vedete un po' in che senso, capito? Cioè io non ho un illuminante così, sembra veramente una perla, avete presente i riflessi delle perle? Quando si dice madreperlato, ecco, quel colore lì, pazzesco. E lui lo vado ad applicare con il pennello con cui fino adesso ho tolto i fallout della cipria, guardate qua che roba, è uno di quegli illuminanti super sbam. Sicuramente lo potete sfumare, lo potete utilizzare magari con un pennellino a ventaglio per non dargli questo effetto super wet, ma guardate che roba, cioè è pazzesco, letteralmente. Infatti questo mi era arrivato rotto, poi il team di Maki Beauty, che ringrazio tantissimo, me l'ha rimandato intero. Diventerà il mio illuminante di quest'estate, io ve lo dico, perché è bellissimo, ma proprio bellissimo, mi sono innamorata tantissimo. È proprio lui che volevo andare poi ad applicare all'angolo interno per schiarire un po' l'angolo interno dell'occhio, che sennò col bronzer era un po' troppo caldo, un po' troppo scuro, quindi ne metto un pochino qui e poi con l'ennesimo pennellino, però stavolta un pennellino morbidissimo, vado anche sotto l'arcata sopraccigliare, ma proprio morbido e scarico benissimo in questo modo qua. Ormai sapete che mi piace fare l'arcata con l'accento così luminoso, perché trovo di un sacco di tridimensionalità in più al make-up. Ora, volendo potreste applicare delle ciglia finte, ma io penso proprio che non lo farò, perché comunque è vero che il ciglio finto dà tutto un altro occhio, cioè letteralmente, però non so, oggi non mi va, quindi vado di rossetto e anche in questo caso usiamo Corazona, perché volevo farvi vedere i prodotti che mi hanno mandato. C'è anche un rossetto liquido che mi piace moltissimo, che si chiama With You, eccolo qui, molto bello anche come texture. Questo è Wonder ed è un rossetto tradizionale, applico però prima una matita che lo accompagnerà, che è la Stay True di Essence Waterproof, questa è la numero 07, Thank You Very Much. Ragazze, queste matite sono la vita, sono indelebili, finché non le struccate non si levano, ve le consiglio tantissimo anche come all over, quindi come rossetto. Mi rendo conto che il rosa non ci azzecchi molto. Che poi il bello di queste matite è che sono morbidissime, letteralmente, però si fissano e non ve le levate più. Andiamo di rossetto. Dicevo prima, mi rendo conto che rosa non ci azzecchi una mazza con questo look, in effetti è vero. Riprendo un po' il blush, ma a parte quello, ho del colore, insomma, un po' caldo nella piega. Però volevo farvi vedere questo rossetto di Corazona, che è uno di quegli opachi
un po' secchini, ma che io trovo super confortevoli. Ha bisogno sicuramente della matita, ma a me piace tantissimo. Ultimo tocco, setting spray, me lo stavo cacciando nell'occhio, questo è di Astra, Ritual Fixing Spray. E dato che abbiamo ancora 5 minuti di tempo, ragazzi, fatemi provare uno di questi nuovi gloss che mi sono arrivati da pochissimo, sempre da Astra. Mamma mia, voglio troppo provarne uno sopra questo rossetto qua. Mettiamo lo 03 su questo rossetto opaco. Questi sono i My Gloss Plump and Shine. Solo al centro. Sembravano un po' più collosi, in realtà sono molto morbidi sulle labbra. Sembra quasi acqua, molto bello. Poi vabbè, sopra il rossetto ovviamente lo enfatizza, lo migliora. Ed eccoci qua, questo è il look terminato, ragazze. Che dite, vi piace? Fatemi sapere nei commenti qual è il vostro prodotto preferito di tutto l'intero video che avete visto. Spero vi sia piaciuto, l'intento era proprio farvi vedere che non serve per forza spendere un sacco di soldi nei prodotti cosmetici per realizzare una full face, assolutamente. E quindi, eccoci qua, cosa ne pensate? Ci sta, non ci sta? Ah, devo levare il coso del mascara, vedi che mi stavo dimenticando. Finito, 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 finito. Se il video vi è piaciuto, mollateci un like, vi rinnovo l'offerta, vi aspetto nei commenti qua sotto, facciamo due chiacchiere insieme e fatemi appunto sapere qual è il vostro prodotto preferito, se il trucco vi piace. Vi aspetto nei commenti, un bacione gigante, se vi va ci vediamo nel prossimo video. Mua! Ciao!